Finalmente si è ripreso a giocare, possiamo dire, coach Bruno Napolitano, il primo dei tre recuperi di campionato per il Volley Soverato, arriva anche la vittoria per 3-0, si ritorna in campo dopo tanto tempo per smaltire anche un po' di ruggine ovviamente accumulata inevitabilmente in queste settimane, ma una bella risposta della squadra e accesso alla pool promozione aritmeticamente conquistato. È quarto posto matematico, quindi significa anche fare il quarto finale Coppa Italia. Non è stato semplice perché devo dire un grande grazie innanzitutto all'ambiente, alla società che ci hanno permesso di gestire questo momento difficile. Come ho detto in altre occasioni, la cosa più importante è che ne siamo usciti senza conseguenze. L'aspetto sportivo secondo me in qualche misura, non dico che sia secondario, però doveva essere preso in considerazione dopo, e così si è stato fatto, tutti gli accorgimenti del caso per permettere a queste ragazze di ritornare nel miglior modo in palestra dopo 24 giorni di assenza. 24 giorni è come riprendere la preparazione da capo. Abbiamo buttato praticamente al vento tutto il lavoro che avevamo fatto durante le vacanze di Natale dopo la partita con Talmasson e abbiamo dovuto ricominciare da capo. L'hanno fatto queste ragazze con grandissima attenzione. Temevo un po' la partita perché comunque non sapevo cosa aspettarmi. Abbiamo fatto 10 giorni di allenamento cercando di fare un po' i farmacisti tra quello che era il ritrovare una certa intensità e non eccedere con i carichi di lavoro, quindi sinceramente non sapevo cosa aspettarmi. Il primo set eravamo un po' nervosi, anch'io devo dirlo, ero un pochino teso, però secondo e terzo secondo me abbiamo ritrovato anche in alcuni frangenti la nostra pallavolo. Forse il livello di errore è un po' alto, soprattutto in battuta, ma credo che quella sia la conseguenza proprio della mancanza di intensità e del campo. Nel complesso però possiamo dire una prova positiva, non, al di là dell'aspetto tecnico, oggi era importante proprio ricominciare. E ovviamente c'era un po' di, dicevamo prima, di ruggine da smaltire, però la squadra anche in questi 10 giorni che hanno preceduto questa partita ha lavorato con grande entusiasmo dopo le settimane forzate di fermo, indice del fatto che paradossalmente il gruppo dopo questa sventura tra virgolette si è compattato ancora di più. Ma guarda, secondo me abbiamo fatto una sezione fatta per il primo set. Se proprio non ho il tabellino ma a mente, insomma, ho idea di un numero forse di errore un po' elevato, però nel complesso abbiamo fatto una buona partita. Ovviamente va inserita nel contesto del periodo e del post-Covid, questo mi sembra scontato. Era importantissimo fare i tre punti perché ci dà la promozione matematica, certezza del girone di promozione, l'accesso in Coppa Italia, ci permette di gestire adesso queste due partite con Macerata e Cutro Fiano in maniera un po' diversa, che non è solo il discorso della pressione, perché comunque andiamo in campo con l'idea di fare il più maggior numero di punti possibili, ma anche un po' da un punto di vista proprio dei carichi di lavoro ci permette di gestirla diversamente la settimana. Questo è un gruppo comunque molto coeso, nel bene e nel male, cioè nel senso io lavoro con piacere con questo gruppo, lavoro con piacere perché al di là delle difficoltà è un gruppo che mi dà tanto e che lavora in maniera unitaria. Abbiamo ancora secondo me da lavorare un pochino sulla continuità, ogni tanto ci perdiamo, però sai, questa era una partita in cui parlare di continuità o magari sottolineare l'aspetto tecnico credo che era assolutamente secondario rispetto a quello che era l'importanza del ritrovare il campo e del risultato. Con il coach, il neo coach Mario Fangareggi della Montecchio commentiamo questa sconfitta qui a Soverato, direi comunque sostanzialmente una buona prova delle sue ragazze al cospetto di una roster come quello del Soverato che è sicuramente più quotato del vostro. Beh, allora sicuramente Soverato ha un roster, si sta giocando i playoff contro cui non è facile giocare e ci hanno messo in difficoltà perché anche con buoni recuperi, grande determinazione ci hanno messo tanto in difficoltà. Dal canto nostro qualche miglioramento l'abbiamo avuto, abbiamo lottato nel primo set, in alcuni frangenti ancora siamo un po' troppo fragili, ci stiamo lavorando e dobbiamo continuare a lottare su ogni punto acquisendo qualche sicurezza in più, che è quello su cui stiamo lavorando, perché i miracoli non esistono, ma nel lavoro stiamo vedendo qualcosina in più proprio in questo cinismo anche di vincere i punti. Contro il Soverato oggi è stato difficile, ma ci riproviamo subito la volta prossima. Ovviamente è una squadra molto giovane questa, però in campo oggi si è avuta l'impressione che di una squadra che comunque ha tanti margini di miglioramento. Avete disputato un primo set alla pari con Soverato, parte anche
una metà del secondo set anche punto a punto, così come è successo nel terzo. Poi ovviamente alla distanza siete un po' calate, mancanza di esperienza anche in questo roster, però diciamo che si lavora e si parte da buone basi. Sì, allora ci interessa relativamente poco parlare di squadra giovane, di esperienza. Noi dobbiamo essere più determinati, ci stiamo lavorando proprio perché noi dobbiamo fare tutti i punti che ci sono a disposizione, quindi non abbiamo più tempo per parlare di gioventù o di inesperienza, dobbiamo essere più concreti fin da subito.